non rispettano i limiti di velocità imposti dal codice della strada previsti in questa via e la preoccupazione di diversi residenti in via della Trave a Fano. Da diverso tempo lamentano il mancato rispetto delle norme degli automobilisti che transitano nella via nonostante il limite imposto dei 30 km orari. La velocità ha fatto sì che questa strada sia diventata una giungla. È un pericolo costante. Non per niente mi hanno raccontato gli abitanti del posto che ci sono stati due incidenti mortali, altri incidenti più o meno gravi e l'ultimo in diretta l'ho visto una settimana fa circa. E credo che la velocità sia la base di tutto. I residenti, dopo aver segnalato il mancato rispetto delle norme alle autorità competenti, hanno attuato una raccolta firme. Abbiamo raccolto tante firme che sono già state depositate in comune. Ma non ho avuto riscontro da parte delle autorità competenti, nonostante abbia avuto diversi colloqui sia col sindaco e coi due assessori, uno alla viabilità e uno alla polizia municipale. Secondo il residente, per veicolare il problema che persiste da diverso tempo, esprime ai nostri microfoni alcune eventuali soluzioni. O mettono un auto velox, o fanno un senso unico, o mettono una pattuglia che deve prevenire, non dico multare. Nonostante questa notizia sia data in pasto o giornali o TV, siamo già disposti almeno in 4-5 persone, ci sediamo con una seggiola in mezzo alla strada e poi quello che si vedrà, si vedrà. Altro aspetto che fa notare riguarda il cartello stradale di indicazione Pesaro, posto nelle immediate vicinanze della nuova rotatoria dell'interquartiere. C'è un cartello che dice Pesaro indirizzato verso il traffico, verso Via della Trave. Via della Trave è piena di case, di abitanti. Se il traffico fosse dirottato verso gli impianti sportivi non c'è un abitante, nessuno. Solo impianti e quindi io credo che si potrebbe alleggerire benissimo il traffico nella via suddetta.